Zombie Apocalypse. Ragazze, ciao, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, vlog parla che feliccio. Sì, lo so, sentito un po' di vento perché ho aperto la finestra, perché ci si è schiata di caldo, anzi, devo dire la verità. Allora, veramente, ma cosa vuol dire? Io non lo so perché mi devo sempre bloccare. Vabbè, ho la finestra aperta perché c'è tanto vento fuori, ma in casa si schiatta di caldo. E vabbè, dettagli. Niente. Allora, devo fare letto, ma non ho voglia. Ma nel frattempo ci trucchiamo, sentite? Io mi truccherei nel frattempo e poi faccio il letto, ok? Promesso. E niente. A dopo. Eccomi qui ragazzi, allora come vi avevo promesso, questo è Get Ready With Me. Prima facciamo il Get Ready With Me e poi vi prometto che facciamo il letto, se lo facciamo, se no praticamente nulla, ci vediamo al prossimo video, video pulizie motivazionali, aiuto, vabbè. Allora, non vi spaventate perché adesso non sono più struccata come prima, ma ho fatto sopracciglia, la base, perché non potevo stare senza la base, cioè fondotinta, crema idratante, crema idratante, poi base, che sarebbe il fondo, il correttore e due bronzer. Ho preso quello lì che sto terminando, cioè questo qua, poi questo qua della Essence, quello uno della Rimmel e l'altro della Essence. Poi come correttore ho utilizzato questo qui della Maybelline, sì, e uno della L'Oreal. Comunque tutto dopo vi dirò se c'è tempo, se no ve li scrivo nell'info box, dai. Allora, sì, con le due correttori mi ci trovo entrambi bene, perché ho fatto una cosa allucinante. Vabbè, non vi sto qua a spiegare. Comunque mi è successo che non riuscivo a aprire il correttore della Maybelline, pensate che appunto sono io. Però vabbè, niente. Allora, che cosa sto usando adesso? La Make Up, la palette Make Up Revolution, oddio, riflette un po', ma vabbè, della... Sì, Flawless 4, sempre lei, esatto, perché è la mia preferita. Allora, vado col pennello a lingua di gatto, se così si può chiamare, e vado a applicare il correttore. Volevo applicarlo all'inizio con le dita, ma perché secondo me scrive di più, però ho deciso che applico meglio col pennello, che è più igienico, tra l'altro. Vado a mettere questo qua, vedete, applicare questo, si vede? No, non si vede, aspettate, questo qua, questo, e nulla, vado a appoggiare qui la palette senza fare danni e me lo applico da questa parte, picchiettando. Ma come scrive bene, scrive benissimo, sì, lo so, sembra che mi hanno pestata, ma in realtà è un bel colore, a me piace da matti. Ok, io lo picchietto, più scrive bene e adesso direi di andare con un altro pennello pulito a sfumarlo. Non può piacere a tutti il make-up che faccio io, però a me piace lo stesso come mi trucco. Poi, stessa identica cosa, vado a fare nell'altro occhio. Ok, con questo l'ho sfumato un po', ma preferisco... Oddio, mi stava cadendo tutto molto bene. E nulla, allora qua vado a sfumare sempre con questo pennellozzo qua
Non dico fluffy, ma una cosa del genere. Non metto mascara, ragazze, perché mi sa che mi sta bruciando un po' l'occhio, che sia proprio il motivo. Sì, lo so, non è un make-up senza mascara, ma c'è qualcosa che non mi quadra adesso, perché intanto mi brucia un po' l'occhio, quindi dopo questo trucco mi sa che vado a struccarmi, perché non ne posso più. Non so cosa mi sta succedendo, vabbè. Niente. Il rossettino comunque tranquillo, lo metto, eh. Allora, come ombretto ho utilizzato questi. Mi sa che con quest'altro pennello sempre lo stesso, aiuto, sempre lo stesso, non so più parlare, non so perché, ma sì, a parte quello, nessun problema, tanto siamo qua, quasi tutti un po' così su YouTube, che parliamo e non parliamo, nel senso italiano, vabbè, bandito un po' imbastardito, ma vabbè, dettagli. Niente, allora, questo pennello qui, a lingua di gatto, top. Vado a prelevare che cosa? Quest'altro un blu ciclamino, no, che blu, viola ciclamino. Ne vado a mettere un po' da questa parte qui, che mi piace davvero tanto, ma tanto tanto. Wow, che bello, come scrive bene. Bellissimo. Poi anche di qui lo vado a picchiettare un po', perché se no cosa scrive a fare? Allora, se vedete che sto tirando un po' la palpebra, perché sennò non vedo una mazza. Già il mio occhio è un po' chiuso, cioè piccolino. Se non lo apro mentre sto cercando di tirarlo, non vedo cosa sto facendo, perché i miei occhi sono un po' a mandorla. Si sa che sono a mandorla, lo vedete anche nei miei video. Quindi è bene che faccio una cosa come mi viene più comodo a me. Tutto lì. Poi, sempre con l'altro pennello, sempre quest'altro ancora, è sempre lo stesso dell'altro. Cioè, vedete, qua sotto la telecamera c'è questo due pennelli. Intanto uso questo, intanto uso questo. Questo per applicare l'ombretto e questo per sfumare. Quindi tranquillo, è tutto sulla norma, eh? Tutta nella normalità. Allora, qua vado a sfumare, avanti e indietro, dietro, avanti, ok? Poi stessa identica cosa, vado di qua e nulla, punto, a posto. Allora, abbiamo detto niente mascara, perché? Perché per il momento non me la sento, sono anche libera di non mettermelo. L'avevo qua di fronte, ecco qua, ve lo faccio pure vedere, ma non me lo metto perché non me la sento. Vorrei mettere una passatina piccola piccola, ma non ci penso neanche, perché sento un po' di fastidio negli occhi, quindi evito di mettermi con qualsiasi prodotto alle ciglia possa esistere. No, però cosa ci mettiamo? Ci mettiamo l'illuminante. Come illuminante vado a mettere un po', anzi questo qua della, perché ne ho solo uno come illuminante, ne ho un altro della Kiko, ma è un ombretto, quindi no, preferisco mettere questo qua della Makeup Revolution di, sì, appunto, highlighter. Questo qua è molto buono ed è bello, ed è anche molto glow, dove si può dire molto, sì, lo dice la parola stessa, il glossy, glossy, non so come si dice, però ci siamo capiti. Allora, con questo non so se usare il pennello, quello aperto, fluffy, più, sì, aspettate che ve lo spiego, metto un pausa e torno. Eccomi qua. Allora, questo è il pennello che vi dicevo io, vedete? Ecco, questo vado ad applicarmene un bel po'. Si vede anche il fumo, non so perché, però è molto pigmentato, scrive abbastanza. Lo metto di qua. Chissà perché non fa una bella strisciazza. Vabbè, che la strisciazza non è bella, da vedersi. Sti capelli non è che sono il massimo da guardare. Mi piace, a me piace, direi. Oh, bello. Ok. Non la mettiamo troppo, altrimenti rischiamo di essere palle da discoteca, e a me non mi sta bene. Bello, dai, non è male per niente. Ne metto un po'
poco, anche sul vento, senza fare effetto sudato, perché quando fa così a me non piace, non fa impazzire. Poi. Adesso momento rossetto, mio momento preferito quando si va a mettere il rossetto. Non so perché, ma è così. Allora, perché non si chiude questa cosa? Ah, ok, si è chiusa. Un attimo solo. Come rossetto vado ad applicare quello della Yves Rocher, il Matte 156, questo qua, vedete? Sì, 156 matte. Della Yves Rocher, appunto. Questo è il suo packaging che adoro tantissimo. Non è come quelli che mi piacciono tanto a me, che ne so, non mi viene in mente la marca perché ce l'ho sulla punta della lingua, ma non mi vengono in mente. Vabbè, poco importa. Comunque, se lo io mi sono capita, chissà per quale motivo. Ah, MAC, non mi veniva in mente. MAC, quelli della MAC sono più belli, questo. Però anche il brochet fa il suo bel figurone, dai. Ora andiamo a mettere il rossettino. Sto guardando anche di qua perché c'è lo specchio. Spengo lo specchietto un po', se no si surriscalda troppo. Tanto c'ho la ring light di fronte a me. Dovrei abbassare un po' il lip del rossetto, se no veramente si potrebbe anche spezzare, se no di rompersi questo rossetto, se non lo guarda bene. Che bello, bellissimo questo rossetto, adoro, mi piace molto. Ah, che bella cosa, wow, no. Ma è fantastico questo rossetto! Bellissimo! Mi piace. Fatemi sapere sotto i commenti se vi piace questo rossetto. È un incanto, a me piace da matti. Va bene, dai. L'ho ripetuto troppe volte, ma quando una cosa piace, piace, dai. Fatemelo dire. Ebbene, ragazze, allora, sono quanti minuti? 12 minuti che registro? Bene. Allora, ricapitolando la situation, io ho utilizzato la palette Flawless 4, che è con questi colorini qua, bellissimi e fantastici. Non metto nulla nella mia fine dell'occhio, perché già il make-up è completo così per me, così com'è. Se metto altra roba nell'occhio, nella rima inferiore dell'occhio, sento un po' di fastidio. Quindi sia nelle ciglia che sotto non mi va niente, già promesso non lo faccio, non per voi ma più che altro per me. Comunque, ciao, bando alle ciance, vi dico, questi colorini qua ho utilizzato, poi questo nero l'ho evitato perché appunto ve l'ho detto per il motivo di prima. Poi ho utilizzato prima di tutto la base, la crema base, cioè la crema che sappiamo tutti, quella per la skin care. Ho idratato il viso bene bene, appunto, come sto accennando a tanto. Fondotinta no, ma prima di fondotinta vado a mettere oltre fondotinta questo della Essence, questo della L'Oreal, come per coprire tutte le occhiaiette, le occhiaie. Poi il Maybelline su questa parte qui del mento, dove si svolge una maledetta peli, perché i peli sono veramente bruttissimi da vedere sul mento, ma vabbè, dettagli. E poi anche qua per incolorire un po' il mio viso, cioè per togliere un po' quella macchia che si vede sulle mie guance, una macchia di peli, non so cosa sia, se sia di sole, ma non credo perché non ho macchie, tranne qua sul resto del viso, ma lì facciamo un'eccezione. Quindi qua su tutto il resto del viso mi sono tutta bella applicata il mio correttore, sia questo qui della Maybelline, che è molto buono, l'ho preso a Sapore Profumi, ma mi pare che era 10 e qualcosa, 10 euro, intorno alle 10 euro era. Poi questo della L'Oreal, concealer, infallibile, concealer, the more, the concealer, e questo. Che colorazione sei tu? 121.
E questo è 100, no, scusate, 327 cashmere, molto top, mi è piaciuto. Poi Essence di fondotinta Stay Old, questo qua che mi piace da morire, ma lo metto solo quando non fa questo caldo veramente allucinante. E mascara abbiamo detto niente, quindi non mi ripeto più. Poi bronzer, due bronzer che ho voluto mettere in combinazione, doppia combinazione, perché mi piace di più. Oh raga, questo sa di cocco, non so perché, ma una profumazione fantastica. Questo dell'Essence sto parlando, top. La rimmel la sto finendo, il bronzer della rimmel per dare un po' un effetto baciata al sole, quindi top. Quante volte ho detto top? Contatele. Poi, illuminante come infine, e tanto per l'importanza, il brochet, il rossettino, e sono a posto. Bene, i pennelli sono questi, se non mi cade tutto qua, aiuto. Allora, i pennelli sono questi qua, terra, occhi, visocchi, pennelli occhi e pennelli per l'illuminante. Bene, io saluto a tutte, saluto anche Fedi, Fedi Kitty, Federica, ciao, e saluto tutte le ragazze che sono nel gruppo di Telegram di Federica, ciao a tutte, un bacio, e saluto anche chi vorrà guardare questo video per la prima volta che approda sul mio canale YouTube, un bacio, e noi ci si vede al prossimo video, ciao, a presto, un bacio. Non avevo chiuso il video, scusate. Bene, ciao. Zombie apocalypse.